Buonasera, procediamo con la peggio. Buonasera, allora io ci ho ordinato per sempre, in anzi facciale, per sempre, se lo dico, passato. Giunto Paola. Presente. Vai Rossi. Passiamo alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, che è l'oggetto di riconoscimento dei vincoli di bilancio, in relazione al corpo comunale e suo parente comune della realtà. In realtà, ci siamo resi conto che nella proposta di delibera c'è stato, diciamo, un vero e proprio campo, sostanzialmente l'IVA da corrispondere al professionista è stata calcolata con quello attuale, quindi il 21,8%, invece che quella, diciamo, dell'epoca del fatturato che era nel 2019. Quindi se c'è consenso di tutto il Consiglio, posticiperemo questo punto all'ultimo punto per permettere eventualmente al responsabile di formulare la delibera correttamente e poi eventualmente trovare. Se no dovremo inviare il punto. Ce la sta facendo in questo momento. Se è così, d'accordo, posticipiamo il punto numero 2, lo posticipiamo al punto numero 8 per la considerato l'ordine aggiuntivo. Quindi inviterei il consigliere di esprimersi adeguato. Però Presidente, io vorrei dire una cosa, non per una polemica gratuita, ma per fare un calcolo dal 22% al 19% ci vogliono quanto tempo ci vuole? Cioè, un minuto e mezzo, la calcolatrice non funziona, cioè voglio capire un attimo, cioè nel senso mi sembra
cioè è talmente semplice il calcolo, cioè che anziché il 22% il 19%, cioè questo è, dobbiamo... Anziché aspettare, io aspetterei anche fino a mezzanotte se l'ufficio ci portasse tutto l'incartamento relativo a questo procedimento e non soltanto quello che ci sta. Io mi riferisco a tutta l'evoluzione dal decreto ingiuntivo all'opposizione fatta dal nostro legale, alla relazione se c'è stata del nostro legale, se è stata richiesta, alla possibilità di fare eventualmente appello a questa sentenza. Cioè, io aspetterei fino a domani mattina se noi avessimo questa documentazione. Io l'ho richiesta, non ci sta. È questo che sarebbe interessante ai fini di una giusta e corretta deliberazione da parte del Consiglio Comunale. Ricordiamoci che stiamo parlando di soldi pubblici, non stiamo parlando di soldi nostri per i quali possiamo fare quello che vogliamo. Dobbiamo ricostruire un iter dove dobbiamo ricavare se ci sono state i giusti passi per arrivare stasera a deliberare un riconoscimento di debito fuori bilancio. Non credo che sia il 19 e il 22% che faccia la differenza, ma ciò che fa la differenza è la mancanza assoluta di atti relativi a questa delibera di riconoscimento fuori bilancio. Non c'è nulla, c'è una sentenza farlocca. Prego. Cioè, il problema è anche più che lo sento per dire, però una volta c'è stata nel 2005. No, 2009-2010 sarà stato. C'è un procedimento. Allora, segretario, il problema è che c'è una causa per la quale questa amministrazione non ha ritenuto opportuno dire all'avvocato che ci difendeva. Avvocato, abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo ragione, abbiamo torto, possiamo appellare, possiamo... No, la sentenza, Pasquale, perdonami, la sentenza è del 2015, notificata nel 2016. Io credo che tu sei un imprenditore. Quando ti arriva una sentenza, il tuo avvocato, una sentenza negativa per te, la prima cosa che tu fai, chiedi al tuo avvocato se è possibile appellare la sentenza. È stato fatto. È stato fatto? Io vi domando a voi, è stato fatto? Cioè, noi stiamo gestendo soldi, non voglio fare polemica con te, cioè io lo sto dicendo come buon amministratore. Il buon amministratore dice, è arrivata sta sentenza, l'hai letta Pasquale, è una sentenza capestro, una sentenza scritta con i piedi e mi assumo la responsabilità nei confronti del giudice che l'ha emessa, che è un giudice che di cui non voglio narrare le gesta. Quindi un buon amministratore avrebbe detto: vogliamo verificare se c'è la possibilità di appellarla a sta sentenza, vogliamo vedere se ci sono dei motivi per appellarla. Io ti dico già sì leggendo la sentenza, sì, doveva essere appellata solo da un punto di vista di calcolo effettuato in maniera errata dal giudice che doveva essere impugnato. Noi non possiamo dire tanto pago popolo, ma io lo so che tu sei d'accordo con me, Pasquale, io so che tu sei d'accordo con me, però questo modo di amministrare, questo modo di
superficiale su una cosa che per me è importante, cioè stiamo dicendo alla cittadina dove dobbiamo pagare 20.000 euro a questa persona, dove ci dice che ci ha fatto pure un favore sostanzialmente, quando non ci sta facendo nessun favore. Lo sappiamo noi, vi domando a tutti quanti voi, sappiamo quanti soldi ci ha chiesto nel decreto ingiuntivo questo signore? Lo sappiamo? Cioè noi stasera gli stiamo riconoscendo 18, 17, 19, 20, ma noi sappiamo nel decreto ingiuntivo quanto ci chiedeva, ma qua, cioè se questo ha fatto... Pasquale, io dico, se il decreto ingiuntivo era di X, noi lo sappiamo di quanto era questo decreto ingiuntivo impugnato? Lo sappiamo. Cioè noi stiamo dicendo che questo signore, questo architetto Parenti, ci sta facendo pure una cortesia, quando probabilmente gli stiamo dando quello che lui ci chiedeva. Quando probabilmente gli stiamo dando quanto lui ci chiedeva, perché se andate a vedere nelle premesse della sentenza, la sentenza dice che questo qua ci chiedeva 20.000 euro. 21.840. Ma dobbiamo vederlo il decreto ingiuntivo, lo dobbiamo verificare, altrimenti, signori miei, state votando una cosa perché la dovete votare, perché così va, ma non perché avete coscienza e conoscenza di quello che state facendo. Ma a chi l'ha fatto, sindaco? Sindaco, non mi sto dicendo che l'ha fatto io, l'hai fatto tu. Io sto dicendo, la sentenza è arrivata in un periodo temporale in cui voi, chiedo scusa, ma senza amore di polemica, veramente senza amore, in cui voi eravate gli amministratori, notificata nell'anno 2016. Però, sindaco, io sto dicendo sì, ma il problema è un altro, sindaco. No, non è questo il problema, sindaco, non è questo il problema. Il problema... Sì. Posizione a decreto ingiuntivo. Mi dai tutta la documentazione dell'opposizione? Ma io ti dico, Pasquale dovrebbe essere in comune. Pasquale dovrebbe essere in comune. Voi vedere. Sì. Le chiavi che tu hai messo al momento che stavi con l'assessore al bilancio, non c'è presentato come alla Camera. Ah, questo tu lo sai allora. Dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare un'azione di responsabilità contro la legale, contro gli legali che io ho messo. Se tu sai questa cosa qua, Pasquale, dobbiamo denunciarlo immediatamente, signori, questa è una cosa grave. Pasquale, questa è una cosa grave. Se l'avvocato che noi abbiamo messo non si è presentato e la causa è andata avanti senza che noi ci difendessimo, è gravissimo. Se tu sai questo, mi senti dalla comunità, che mi lasciamo il piano, ci ha comunicato che ha rinunciato al mandato. Li ha lasciati tutti uno per uno. Ma no, ma Pasquale, ti stai riferendo all'avvocato Roberto De Simone, ti stai riferendo a un'altra cosa. Io direi che dobbiamo Ti stai riferendo a un'altra cosa, Pasquale, ti sei sbagliato. Io direi che dobbiamo assumere l'atteggiamento costruttivo. Io non la situazione che viene da tempo, che insomma è da tempo, ormai è molto chiara. E c'è una sentenza del TAR che ci dice che tutti bisogna poi ora dobbiamo soltanto decidere se vogliamo praticamente affrontare questa discussione questa sera o rinviare il punto all'ordine del giorno. Allora, se vogliamo affrontarla stasera, io ho visto l'apertura, ci vogliamo impegnare, anzi lo chiedo a lei come primo cittadino, si vuole impegnare, io direi rinviamola e facciamo sì che quello che dice anche Pasquale, cioè che l'avvocato non si è presentato, probabilmente si sta sbagliando, però si vuole impegnare, sindaco, a prenderci tutte le carte, a trovare anche tramite l'avvocato, che io so chi è perché c'è scritto sulla sentenza, l'avvocato Demetrio Fenucciu, di farci avere il decreto ingiuntivo, lui ce le ha, sono carte che lui ha. Quindi se in comune si sono perse per un motivo qualsiasi, si possono perse le carte, però perché non chiamiamo l'avvocato Fenucciu e ci facciamo mandare queste carte? Io lo chiedo a lei come trasparenza. Ma io dobbiamo fare altro dibattito qua, noi dobbiamo soltanto prendere atto di una cosa che ci ha mandato, di una sentenza. Però io dico una cosa, sindaco, quando...
Piero, qua non dobbiamo fare l'analisi di una cosa che non appartiene più a voi che no, a voi. Io quindi, cioè, poi no. Se la vuoi farla possiamo tranquillamente. No, io una domanda, sindaco, lei è anche un imprenditore, non è soltanto un professionista. Quando se le arriva una sentenza negativa avverso diciamo una cosa che riguarda la sua intrapresa economica, lei lo chiede al suo avvocato se è possibile o non è possibile fare appello oppure no? Le domando questo. Lei glielo chiede o non glielo chiede al suo avvocato se è possibile o non è possibile fare appello? Ma è chiaro che gliel'ha chiesto a fine mondo a valutare quelle che sono le cose che tornerebbero positive per l'ente. Allora probabilmente se gli uffici hanno praticamente sono arrivati a questa conclusione, vuol dire che è stata fatta una valutazione. Io vorrei comunque non abbiamo nulla in contrario ad approfondire una questione che non ci appartiene più a voi. No, io dico che approfondiamola anche nella fase terminale, però nella fase in cui approfondiamola, nel senso di verificare se abbiamo chiesto. Questo è un malato terminale. Se avete chiesto se era possibile appellare, lei l'ha letta la sentenza, sì. Le sembra una sentenza che non poteva essere appellata? Guarda, io l'avvocato lo fai tu, non lo faccio io. Però quindi, probabilmente voi avvocati siete quelli che consigliano sempre di andare avanti, perché quando le cause si vincono insieme, quando si perdono le perde il cliente. Dato che qui probabilmente noi vogliamo essere quei clienti che non vogliono rimetterci tre volte, probabilmente abbiamo raggiunto questo tipo di questione. Facciamo l'interrogatorio su questo. Ti rinunciare, no? Vabbè, io okay, avevo soltanto dato uno spunto di dialogo. Che cosa? Se lo vogliamo rinviare, sì, meglio. Si chiama se 21.000 ne è un altro ancora. Siccome credo che l'artefice di tutta questa confusione sia stato proprio io, nel senso che a me è venuto lo schiribizzo di andarmi a fare i calcoli e vedere che non si trovavano né l'aliquota IVA né nella cassa, io siccome poi l'ho detto già diversi giorni fa, mi sarei aspettato che in questo lasso di tempo, così come abbiamo trovato in 24 ore il tempo di modificare l'assestamento di bilancio e trovare una copertura fittizia ad un debito dell'anno scorso, ugualmente qua si trattava effettivamente di un mero errore materiale, bastava riconvocare la giunta, fare le dovute correzioni e rifare l'assestamento di bilancio. Segretà, allora noi qui stiamo approvando una maggiore uscita per 18.000 euro. Poi noi ci possiamo mettere d'accordo. Cioè? E se la soluzione che vi ho prospettata non mi sta bene. Ma dobbiamo andare a modificare anche l'assestamento di bilancio. L'assestamento si toglie, si pare in porto. Ma dove? Ma sì, ha maggior ragione, probabilmente per l'aumento del rimborso tasse, non è che non serve, lo scendiamo per la TIC. No, ma non ci stanno neanche più le 41.000 euro, non è chiuso il discorso. Lasciamo stare veramente. I numeri, i calcoli, i conti sono quelli, quindi portateci i conti giusti. Il Consiglio Comunale non avesse portato questi
questa sentenza. Non ha detto che sono messi i soldi. Scusate, ma che stiamo facendo? Allora, stiamo contestando la discussione che l'equilibrio, l'assestamento non è più lo stesso. È una cosa sì, stessa. Se modifica da 13, 18 a 21, ce l'hanno andiamo a prendere l'assestamento. Ma perché non vogliamo votare? Lo votiamo il debito fuori bilancio. Il discorso è che il conto non si trova, ma è un conto matematico, l'assestamento. Uno più uno deve fare uno, o deve fare due. E qui, ma perché non si trova? Noi conosciamo il debito per IVA che lei definisce dal 19 al 21. Guardate, io non sono tenuto a sapere, è una questione che dovevano sapere chi doveva sapere, tanto per essere chiaro. Ma lei è anche la differenziale. Che significa? E come che significa? Ma che significa? Che ti fa il capo vado a controllare, il capo lo devo controllare, la casa che faccio per due lustri. Noi stiamo aspettando, come ne può cambiare? Lei ha un ruolo di responsabile finanziario di questo paese, quindi i conteggi, i calcoli li fa lei, non li faccio io faccio un ordine di farlo, li fa il li verifica, se non li fa li verifica, cioè, dice se sono giusto o sbagliato. E quindi nel momento in cui l'IVA quella l'ha calcolato in modo, dal luogo rettifico, c'è il consiglio che lo dice, se è un errore di calcolo, dal luogo rettifico. E l'unica soluzione a te è questa. E gli atti del consiglio devono essere identificati. Certo. Così che prende atto, se li viene approvato, lui viene approvato. Compreso anche l'assestamento. L'assestamento deve essere identificato. Ma pure l'assestamento? In conseguenza di quel debito esce fuori l'assestamento. Dove esce il debito di Corebraccio? Dove viene riportato? Viene riportato nel bilancio sul debito? Dove lo riportato? Ma certo. Ma io non lo so. Io direi di seguire quello che è stato il consiglio del segretario, visto che è garante anche della prudenza amministrativa. Il consiglio. Anche se è una bella Europa, il consiglio vota su questa proposta di delibera con, diciamo, l'aggiunta di dare l'ufficio tecnico di modificare il conto di quest'anno. Il problema è sull'assestamento di bilancio. Quindi il motivo, il consiglio per le motivazioni di dare di questa narrativa delibera di richiamare le premesse di quella proposta di deliberazione regolarmente riportate. Di esprimere parere favorevole alla proposta economica del proprietario sull'assestamento giudiziario, Presidente. Parlavamo del giudiziario, non abbiamo parlato del conto invece. Ma di che cosa succede? La gente non sa che cosa sia. Non si è specificato prima, si tratta di un debito fuori bilancio. Di cosa? Un professionista che aveva fatto un periodo aggiuntivo per il comune si è opposto e c'è arrivata una sentenza sfavorevole con la quale siamo stati condannati, questa sentenza è passata in giudicato e quindi non è che abbiamo molto da fare in questo momento se non riconoscere il debito che c'è nella sentenza. Quindi di proporre per le motivazioni di cui premesse il riconoscimento delle somme senza dell'articolo 194 del decreto legislativo 167/2000 di imputare la spesa sul codice di bilancio 0801 ex capo 2027 progetto di riconoscimento fuori bilancio, di trasmettere copie del presente dell'avvenimento al settore tecnico per disporre gli atti conseguenziali. E quindi per cui mettete la rettifica dell'IVA. E in questa, diciamo, a questo punto io direi di apportare la modifica, punto 4, di provvedere anche al ricalcolo corrente. Verifica dell'IVA. Quindi il consiglio vota per esprimere il voto favorevole. Contrari? 3. Votiamo anche per l'immediata esecutività dell'atto. Voto favorevole? 8. Contrari? 3. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Che ad oggetto modifica il libro di bilancio e variazione del assestamento generale del bilancio 2016 in relazione al sistema. Allora, vi leggo la proposta di deliberazione messa a disposizione dei consiglieri comunali per la presentazione degli atti. Consiglio comunale, richiamati l'articolo 42, 2, lettera
97-2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 175,8 del TUEL mediante variazioni del testamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno. Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurarne il mantenimento del pareggio di bilancio. Che i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di quell'articolo 1,1 della legge 7 agosto 90, numero 241, i postulati e i principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, approvato il 12 marzo 2008. Visto l'articolo 193 del decreto legislativo 267-2001, così come modificato in ultimo dal decreto legislativo 126 del 18-2014 e dal decreto legge 93 del 14-8-2016, che si così recita: gli enti locali rispettano durante la gestione nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui l'articolo 162,6, con periodi stabiliti dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consigliare del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per il riequilibrio della gestione di competenza di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, le iniziative necessarie ad adeguare il fondo credito di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, la deliberazione legata al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Al fine del comma 2, del fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194,2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spese e tutte le entrate, ad eccezione di quelle preventive provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelli con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi dall'assunzione di prestiti e di quelli con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non posso provvedersi con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione per il ripristino degli squilibri di bilancio in deroga all'articolo 1,169 della legge 27 dicembre 2006 numero 296. L'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 4. La mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio vista il presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 con l'applicazione della procedura vista al comma 2 del medesimo articolo. Preso atto a seguito di ciò della necessità con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno il 31 luglio per il Consiglio Comunale di provvedere con delibere da effettuare la ricognizione del permanere degli equilibri generali di bilancio e in caso di accertamento negativo la contestuale con delibere di provvedimenti necessari, visto anche l'articolo 175 ed in particolare il comma 8 come modificato ultimo dal decreto legislativo 126 del 18-2014 e dal decreto legislativo 93-2016 e che recita come appresso. Mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consigliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di equilibrio. Verificato che lo stato attuale non risultano i disavanzi di gestione da ripianare
che l'ingegnere a nome, ex responsabile dell'area tecnica, ha trasmesso in data all'ufficio di ragioneria la fattura proveniente con progressivo 36.789 emessi da Ecoambiente S.P.A. per euro 41.702,96, invitando l'ufficio a reperire in fase di assestamento la relativa copertura finanziaria per il pagamento della predetta, che in disparte ogni valutazione e commento sulla ritardata comunicazione da parte dell'ingegnere Annone alla copertura finanziaria per il pagamento della fattura di cui sopra va comunque prevista nell'assestamento di bilancio, che nessun responsabile ha comunicato all'ufficio di ragioneria l'esistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche, che a seguito delle verifiche relative all'andamento dei principi delle principali voci di entrata e di spesa dell'ente è emersa la necessità di provvedere ad un assestamento alla gestione finanziaria dell'esercizio in corso, ricollocando le risorse economiche a disposizione e provvedendo all'allineamento dei valori di cassa ai valori economici degli stanziamenti dei capitoli. Richiamato altresì la delibera consiliare numero 12 del 30 maggio 2016 di approvazione del bilancio di previsione e la delibera numero 11 di approvazione del documento unico di programmazione 2016-17-18. Richiamata altresì la delibera numero 13 al Consiglio Comunale del 9-6-2016, approvazione del rendiconto di gestione 2015, nonché la deliberazione 78-2016 di Giunta Comunale di adozione del PEC per l'anno 2016, vista la legge di stabilità 2016 numero 208 del 28-12-2015, ritenuto provvedere alla verifica la data del 20 luglio 2016 allo stato di attuazione dei programmi mediando le tabelle dimostrative contenute nel documento unico di programmazione 2017-2019, b. degli squilibri della gestione finanziaria all'esercizio in corso, vista la delibera di giunta comunale di approvazione del documento unico di programmazione 2017-2019, che contiene i prospetti contabili e la valutazione finanziaria dell'operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di mandato elettorale, vista l'allegata variazione di bilancio di quella allegato A, nonché il parere del revisore dei conti in atti, visti altresì il decreto legislativo 267/2011, propone di dare atto della regolare attuazione dei programmi predisposti dalla Giunta Comunale del mantenimento degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267/2002. Di approvare la legata variazione al bilancio di previsione 2016 di competenza e di allineamento alla cassa, necessaria allo scopo di procedere con l'assestamento generale di bilancio di quell'articolo 175,8, di dare atto inoltre che non esistono allo stato attuale ulteriori squilibri della gestione di competenze e gestione dei residui che facciano prevedere il formarsi di un disavanzo di amministrazione del bilancio 2016. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguito. Allegato alla delibera vi era il parere del revisore, il secondo parere reso dal revisore, nonché i prospetti che fanno parte integrante della presente. La discussione è aperta, ci sono altri momenti. Allora, io di questa tabella ne avevo due esemplari, una pre 22 luglio e una post 27 luglio. La storia dei 41.700 di Ecoambiente esce fuori l'8 di luglio. No, per carità, io non... No, in queste cose, in queste dinamiche che la vostra amministrazione ha largamente contribuito ad alimentare e ad esercitare, non ci voglio proprio entrare perché non mi riguardano. Però dico, per errore, per malafede, per dolo, non è compito mio. L'8 di luglio sappiamo che c'è sto debito di 41.700 euro.
In una prima versione dell'assestamento di bilancio non ci si preoccupa di trovare l'adeguata copertura, tant'è che le carte... Non c'è mai bisogno. Anche successivamente. Ma assolutamente. Io ho un maggior debito. Io ho un debito che devo comunque coprire perché non era più previsto per il bilancio 2016 la copertura relativa. Non capisco perché nella prima versione dell'assestamento sti 41.000 euro non vengono conteggiati, tant'è vero che non ne fa cenno neanche il revisore dei conti. Subito dopo 5 giorni ci si ricorda che all'improvviso ci sono sti 41.700 euro e si trova un modo, poi voglio capirlo questo modo, si trova un modo per coprire questo maggior costo. Ferma restando la buona fede di tutti, l'errore c'è, è possibile, è ammissibile. Quello che mi preoccupa è quando l'errore viene poi reiterato nel tempo. Perché se questi 41.700 euro che erano previsti nel bilancio di previsione 2015, tant'è vero che il fondo chiude con un avanzo di circa 37.000 euro, più alto arriviamo circa a 39.000 euro, mi piacerebbe sapere perché invece nel bilancio 2016 questo costo non è previsto e quindi rischiamo l'anno prossimo di trovarci in una condizione forse peggiore addirittura di questo e doverlo riconoscere come debito fuori bilancio. Mi piacerebbe sapere, e su questo vorrei ascoltare il responsabile finanziario, visto che approfittiamo dell'occasione che per la doppia veste è presente anche in Consiglio Comunale, mi piacerebbe sapere da dove vengono fuori questi 41.702 euro di rimborso di imposte e tasse. Noi avevamo approvato 20 giorni fa, allora, nel 30 maggio 2016, voi avete approvato il bilancio di previsione, ok? Fra le entrate era stato previsto un fondo, un capitolo definito, descritto come rimborso di imposte e tasse. Io mi sono andato a vedere il piano dei conti e ho visto che è un sottoconto del credito IVA. Vabbè, noi prevediamo nel 2016 di avere un credito IVA di 39.200 euro. Per fare questo saranno stati fatti dei calcoli, insomma, no? Mi piacerebbe sapere perché dal 30 di maggio, quando abbiamo approvato il preventivo 2016, avete, perché io non c'ero neanche, e oggi, 28 luglio 2016, improvvisamente scopriamo che il credito IVA, sul quale noi possiamo fare conto nel corso di quest'anno, non è di 39.200, ma di 80.902, aumentato pari pari della differenza su quella fattura. La cosa a me va bene, siccome però questa non è un'entrata certa, ma prevista, presunta, mi sarei atteso una maggiore puntualità nella copertura di quella che comunque è un debito, pur riconosciuto l'anno scorso, è un debito di competenza 2015, è un debito che ce lo ritroveremo anche quest'anno, perché questo contributo sulla post gestione delle discariche e degli STIR era già presente nella legge regionale numero 5 del 2014, quella di Caldoro, ed è stato riconfermato pari pari all'articolo 41 in quella approvata da De Luca nel maggio del 2016. Quindi questo fa parte del costo del servizio, non è un'invenzione dell'ultima ora. Andando a vedere su internet, ad esempio, ho scoperto che Giffoni Sei Casali questo costo l'ha pagato tranquillamente a febbraio 2016, un po' di meno rispetto a noi, ma loro sono un po' di meno come abitanti. Quindi, se potessi sapere come vengono fuori questi 41.700 euro di maggiori entrate, mi si toglierebbe una curiosità. Io ci ho provato, ma sinceramente non sono riuscito a trovare ragione di queste. Sicuramente mi sfugge,
sicuramente non è mia materia, quindi aspetto lumi da chi ne capisce molto più di me. Comunque, questa voleva essere semplicemente una introduzione a quello che è l'intervento del gruppo di Siamo Albanella sull'assestamento di bilancio, intervento che, come di solito succede per i documenti di bilancio, io comunque scrivo e preferisco far allegare al verbale della seduta. Dunque, sottoporre a verifica gli equilibri di bilancio a distanza di poche settimane dall'approvazione del previsionale 2016 potrebbe apparire un esercizio inutile e ripetitivo. Sì, certo. D'altronde, ad un esame attento delle variazioni proposte, si evidenzia facilmente come le stesse siano del tutto marginali, data l'irrisorietà delle poste variate in diminuzione delle uscite, mentre quelle ben più consistenti in aumento delle entrate rappresentano delle banali partite di giro che non incidono sui saldi effettivi. Potremmo quindi dire, da un punto di vista esclusivamente tecnico, che quello che c'è non cambia di molto l'ossatura principale di quello che era il bilancio di previsione. Si fanno piccoli risparmi sull'acquisto del gasolio da riscaldamento, si diminuisce un po' di più il peso delle retribuzioni dei dipendenti e dei relativi oneri accessori, mentre si aumenta in maniera consistente la somma dei fondi destinati alle liti e ai contenziosi giudiziari, facendoli lievitare dai 4.000 euro stanziati a ben 14.500 di nuova previsione. È evidente il dato che, se variazioni ci sono state, esse riguardano in modo principale il costo della macchina burocratica ed amministrativa, e ben poco, anzi nulla, si è pensato in termini di progettazione e di programmazione. L'assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio rappresentano un momento importante nel corso dell'esercizio di bilancio, dal momento che, utilizzando una perifrasi calcistica, dovrebbe rappresentare un po' quello che è il calciomercato di gennaio rappresenta per le squadre di calcio. Un momento cioè in cui in corso d'opera si aggiusta meglio il tiro, si prende atto di modifiche necessarie, 41.000 euro, o i debiti fuori o atti amministrativi che non sono stati fatti, assolutamente. Quindi si prende atto di modifiche necessarie o si dà corpo a nuovi interventi che possono essere resi necessari. Di tutto questo, nelle nostre variazioni di bilancio, non c'è traccia. Eppure non è che non mancherebbe la necessità o addirittura l'obbligarietà di nuovi interventi. È di qualche mese fa la notizia del sequestro giudiziario dei depuratori comunali, perché inefficienti, meglio sarebbe dire non funzionanti. Dichiarazione non mia, non velleitaria o di parte, ma certificata e sottoscritta dagli organi competenti. Di fronte a questa grave insufficienza, che tra l'altro riveste anche aspetti penali, ci saremmo aspettati un intervento poderoso in termini di stanziamenti previsti, mentre ancora oggi, come già in occasione del bilancio di previsione e della stessa approvazione del documento unico di programmazione, non c'è traccia di un euro stanziato, né tantomeno di una forte spinta propulsiva in termini di programmazione progettuale. Allo stato, invece, gli unici atti prodotti sono state due note del sindaco all'ufficio tecnico, in cui si richiedeva una relazione sul funzionamento dei depuratori, e due note di riscontro in cui si affermava che i suddetti non funzionano. Allo stato restano agli atti sia le note dell'ingegnere Greco che quelle della ditta Sagei, in cui, già prima del sequestro, si rendevano note le carenze funzionali degli impianti di depurazione. Abbiamo dovuto attendere il sopralluogo effettuato il 13 luglio 2016 dal custode giudiziario per accelerare le procedure con un possibile stanziamento di una somma urgenza che, mi dicono, non lo so, me lo confermava comunque stamattina l'ingegnere Di Lucia, dovrebbe ammontare intorno ai 40-60 mila euro, una bella botta insomma. Vorrei ricordare che le procedure di somma urgenza sono possibili solo in casi straordinari, eccezionali e sicuramente imprevedibili. Non credo che il disastro dei depuratori possa definirsi straordinario, eccezionale e imprevedibile. Tutti sapevano da anni, ma nessuno ha provveduto. Mi chiedo perché queste somme necessarie per un intervento urgente e sicuramente prevedibile
non compaiono né nel bilancio di previsione né nelle variazioni del bilancio. Ho il sospetto che gestire l'emergenza sia molto più conveniente che gestire la programmazione. Un discorso a parte, mi ripeto, ma è giusto per rendere edotto il consiglio del testo che sto leggendo, un discorso a parte merita la vicenda della fattura ecoambiente. Prima arrivata al protocollo in data 29 dicembre 2015, è del 14 dicembre, ma è arrivata, è stata protocollata il 29 di dicembre. No, la fattura porta la data del 14, quindi la data di emissione. Probabilmente la data di protocollo è quella di è una fattura elettronica, quindi arriva istantanea. È arrivata il 29 di dicembre, non è stata mai contestata e non l'abbiamo mai impegnata. Sì, 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 no, ma per carità. Quindi entriamo già allora, nella fase successiva. Se io ho la disponibilità sul capitolo. Ma c'è la disponibilità? E c'è, no, no, di fatto. Se la fattura è rimasta nel cassetto. Renato, su questo io non ho. Su questo non voglio fare assolutamente polemiche. Lì c'è stato qualcuno che ha dormito? Diciamo dormito. Ok? Qualcuno che non sai né tu né io ovviamente, è normale. Sembra come tu che ti ha detto la sveglia, chi è? Questa è la sveglia, gente. No, no, probabilmente se noi vogliamo con la verità ci sta anche la dichiarazione sua su questo non si discute. Dunque, è arrivata il 29 di dicembre, non è stata mai contestata, mai impegnata, sebbene alla data del 31-12 il relativo capitolo di bilancio avesse ancora una disponibilità, una dotazione di 39.460 all'incirca. Di questa fattura si perde ogni traccia fino all'8 di luglio, quando improvvisamente riappare e si chiede di tenerne conto in sede di verifica di bilancio. Nel primo parere espresso dal revisore in data 22 luglio di questa maggiore uscita non c'è traccia e non viene indicata alcuna copertura, e questa è un'altra cosa che mi piacerebbe sapere. Forse la si voleva continuare a tenere nascosta, o forse ci si era dimenticati nuovamente della sua esistenza. No, forse è una cosa che si poteva riconoscere successivamente entro il 30 novembre, che sì, per carità. Però è stato un eccesso di zelo quello di dire, ecco qua, già, di dire qua c'è sta, visto che c'è una condizione di è sto risolvere, è questo risolvere che vabbè, l'abbiamo sicuramente in contabilità. Quindi nel secondo parere rilasciato in data 27 luglio la fattura ricompare nuovamente nell'ultima versione dell'assestamento, quella cioè che ci si chiede di votare questa sera. Tra le maggiori uscite compare l'importo dei 41.700 euro, che trova copertura nel conto rimborso di imposte e tasse, che non si capisce per quale ragione aumenta dallo stanziamento iniziale, come dicevo prima, di 39.000 euro a quello che stiamo variando stasera di 80.900 euro. È del tutto evidente anche a chi non ha dimestichezza con i bilanci comunali di una copertura fittizia basata sull'incremento di un'entrata senza che allo stesso incremento corrisponda alcun titolo oggettivo documentato. È una previsione? No, continuo. In questa sede potremmo ben dire di aver trovato le opportune coperture, ma tutti quanti noi sappiamo che si tratta semplicemente di numeri scritti sulla carta. L'importo dei 41.700 euro è oggettivamente un costo riferibile alla gestione al servizio di gestione dei rifiuti, non è un'invenzione dell'ultima ora, ma risulta da una precisa disposizione, quello che dicevo prima, la legge regionale numero 5 del 24 gennaio 2014 e dal decreto dirigenziale, eccetera, eccetera. Dal momento che in questa fase di transitoria le funzioni degli ATI sono attribuiti ai comuni, è evidente come questo contributo debba essere calcolato nel costo del servizio.
Se in aggiunta a questo si considera che la legge di stabilità nazionale 2014 al comma 654 statuisce che in ogni caso deve essere garantita la copertura integrale del costo del servizio attraverso la riscossione della Tari, è facile ipotizzare che l'unica corretta forma di copertura di questo maggiore importo sarebbe stato quello di aumentare la Tari. Attenzione, aspettate, prima di dire l'opposizione vuole aumentare la Tari. Non lo volete voi, non lo voglio io. Non lo dite voi, non lo dico neanche. La possiamo abbassare. Ma sì, ma noi possiamo fare tutto. Allora, la tariffa sull'immondizia è dipende dal costo. Più alto il costo, più alta la tariffa. Più alto il costo e più alta la tariffa. Più basso il costo e più basso. Si interviene sul costo, non sulla tariffa. La tariffa è una conseguenza. Concludo il mio intervento invitando i colleghi a respingere l'approvazione dell'assestamento che non tiene conto nelle sue funzioni previsionali di importanti criticità del territorio albanellese e quindi con riferimento ai depuratori e per quanto riguarda l'aspetto della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio non sono affatto questa invarianza dell'equilibrio non è affatto garantita perché io ancora non ho capito da dove vengono i 41.700 euro di maggiori risposte. Gentile consigliere Rosolino Bargelli, ho la chiara impressione che qualcuno l'ha indotto in errore. Dovrebbe sapere, e mi meraviglio di lei, che non c'è una singola voce delle entrate correnti che finanzia una singola voce della spesa corrente, ma tutte le entrate dei primi tre titoli correnti di entrata finanziano indistintamente e quindi a prescindere di quale voce sia tutte le spese correnti. Pertanto questo giochetto del credito IVA, del credito d'imposta che finanzia la Tari 2015 non credo che sia alta ragioneria, anzi no, questo mi sembra proprio che... No, ho capito benissimo, non avevo scritto. Ora, mi meraviglio, fammi completare, perché di voi che avete sempre sbandierato i 420 e anche notizie non vere sulla pressione fiscale esercitata da questa amministrazione e che ora invece, che legittimamente e correttamente viene ridotta la Tari, perché l'abbiamo ridotta del 15% per le famiglie e del 10% per gli esercizi, per mera speculazione politica, probabilmente mal consigliato, ripeto mal consigliato, si vorrebbe far gravare sulla Tari 2016 una fattura che era stata già prevista nel piano finanziario 2015 e per la quale gli utenti già hanno dato quello che dovevano dare. Questo francamente è uno strano modo di fare politica, ma noi lungi dal tartassare ingiustamente i nostri concittadini esercitiamo correttamente l'azione amministrativa che nel rispetto della legislazione vigente fa gravare sugli utenti i giusti costi di gestione e giammai i costi che la negligenza e l'imperizia o qualcos'altro, e non ci voglio neanche pensare, di qualcuno venga fatto gravare la cittadinanza. Qualcuno contrario che ha sottratto la gestione 2015 per poi farla ricomparire con un gioco di prestigio nella gestione 2016. Ogni altra cosa sarebbe superfluo aggiungere. Quindi all'intelligenza delle persone le conclusioni. Io ho fatto una domanda, sto ancora attendendo la risposta.
fermo restando che sono d'accordo con la vostra scelta di non caricare sulla Tari, perché era un costo già che era già stato caricato sulla Tari dell'anno scorso, al limite se uno proprio volesse fare le pulci, visto che avanzavano 40.000 euro a fine anno, restituiamoli ai cittadini, insomma. Comunque, a parte questo, io sono d'accordo con te, Renato, sulla inefficienza della macchina amministrativa, chiamiamola così, va? Almeno in questa occasione. Però vorrei capire, dati i 41.700 euro che nessuno sta... che nessuno sta contestando, i 41.000 c'è un capitolo che va a coprire, no, sono stati fatti così come hanno fatto da guardare. Allora io voglio capire per quale ragione ha indotto il servizio finanziario ad aumentare la dotazione del capitolo rimborso di imposte e tasse, che da 39.200 euro passa a 80.900 euro. Fermo restando che io non discuto l'utilizzo di questo strumento per la copertura della fattura, vorrei capire le ragioni, perché vedete, ecco, aumentiamo la Tari, maggiori entrate coprono la fattura. Aumentiamo, che so, il costo dell'uso dei campetti spruttivi, maggiore entrata e quindi c'ho la copertura. Io a questo livello ci arrivo, scusate, ma ad un livello tale che in due mesi noi passiamo da una previsione di 39.200 euro per il rimborso di imposte e tasse a 80.000 euro, io non ci arrivo. È stata una previsione. È stata una previsione. Ah, allora qua è facile sbagliarsi, cioè domani mattina lo faccio pure io il bilancio, i metacusini. Resa benissimo che il bilancio è un atto complesso, ma dove va a prevedere eventualmente anche non di una questione di 5 mesi, ma di 5 anni, 10 anni addietro. Se per puta caso dovesse arrivare a giorno, mi auguro di no, il comune di Albanello, una sentenza, come diceva l'avvocato là, di decine e decine di migliaia, per non dire milioni, il comune pure ha fatto una valutazione poco attendibile. Ma quindi è la gestione amministrativa che purtroppo la politica ha i suoi pregi, i suoi difetti. Io insisto, ha messo soggetti che dovevano fare altri. Io insisto nel voler essere spiegato, perché qua non si tratta di una variazione. Ho previsto 39, sono 44. No, qua si tratta di avere più che raddoppiato quel fondo. Quali sono le ragioni contabili, economiche, di previsione che ci hanno portati a dover a pensare di poter raddoppiare questa maggiore entrata? Questa maggiore entrata poi peraltro è stata anche avallata dal tecnico più abilitato. Sì, no, la revisione dei conti, per carità, che manda sotto un profilo tecnico ragionieristico sono delle operazioni legittime e attendibili. Poi dopo sulla scelta c'è poco di, c'è purtroppo, carità, da una parte io non discuto sulla scelta, la scelta è alla libera volontà dell'amministrazione, ma solo che immagino che ci siano delle ragioni tecniche che da 31.000 euro mi portano a prevedere dopo 2 mesi 80.000 euro, e da dove nascono queste variazioni, ovviamente. Perché poi sì, è vero, i bilanci, soprattutto quelli previsionali, vengono fatti un po' alla cieca, tant'è vero che poi serve il controllo di gestione, serve proprio a questo, perché poi l'assestamento non è altro che un controllo di gestione per aggiustare il tiro. Ma questo era stato un tiro sbagliato proprio dall'inizio. Cioè io vado a prevedere un'entrata di 31.000 e dopo 2 mesi dico mi sono sbagliato, sono 80.000. Consigliere Baggini, lei che è molto attento a queste problematiche, per esempio lei ha visto benissimo e ha spulciato bene del suo dovere, una prerogativa del consigliere espletare il proprio mandato a pieno, su alcune voci di variazioni che purtroppo anche l'organo giurisdizionale si era messo a giocare sulla pelle degli altri, per dirlo in breve, e gli uffici
non avevano predisposto gli impegni entro il 31-12. Oggi ci troviamo, purtroppo, se non avessimo fatto queste variazioni, che è un diritto di alcuni dipendenti, oggi ci troveremmo con un ulteriore contenzioso. Perché cosa? Perché la Corte dei Conti, ma non me ne vuole nessuno, avrebbe fatto delle decisioni a modo suo, il Tribunale ha detto che siete una massa di ebedi, per dire in italiano, non siete competenti, perché purtroppo aspettano certi diritti sulla rogazione degli atti. Perciò dico, è tutto bello, però... tecnico che i soldi andavano trovati, se sono aprivi, da dove nascono, da dove vengono, come si chiama, X, Y o Z, questo è il ragionamento. Poi continuate a dire, le dovevamo fare, e quella l'aveva nel cassetto, l'altro non l'aveva cacciato più. Il discorso è questo, si può capire, lei è il responsabile finanziario del comune di Albano, quindi ha messo una firma su questa situazione e dice qua. Il revisore dei conti dice che va tutto bene, e chi dice il contrario? Va benissimo. Ma da dove nascono, da dove vengono questi soldi? Questa è la domanda precisa. Presidente, posso intervenire? Ah sì, va bene. No. Pagando la parcella prima ne hai pure. Chiedo scusa, io volevo un brevissimo intervento, perché non mi è stato consentito anche prima dire una cosa importante. La volevo mettere agli atti del Consiglio Comunale, so che probabilmente, anzi sicuramente non la prenderete proprio in considerazione, ma io volevo capire anche perché non mi è stato dato il modo di farlo, perché è stato fatta direttamente la votazione sulla delibera precedente. Perché? Ma anche ai fini della salvaguardia del bilancio, degli equilibri di bilancio, Sindaco, perché votiamo un debito di 18 o di 20 mila quando stesso il presunto creditore ne chiede 13? Perché? Cioè, perché abbiamo votato? Cioè, c'è una lettera agli atti nella quale, una lettera agli atti in cui il debitore ne chiede 13 e noi gli diciamo no, noi te ne vogliamo dare 18, 25. Cioè, stiamo sostanzialmente facendo delle cose, sembra quasi che non stiamo gestendo soldi di casa nostra e non soldi pubblici, anche dal punto di vista delle maggiori entrate, ci inventiamo delle entrate che non sappiamo giustificare. Domani arriva la sentenza di 100.000 euro, ci troveremo entrate maggiori imposte per 100.000 euro più, però senza sapere come. Un falso in bilancio. Ma noi dobbiamo capirlo però, caro segretario, perché voi siete anche il responsabile del settore finanziario, e quindi noi che siamo ignari cittadini, consiglieri comunali, deputati a fare questo, vorremmo capire da dove derivano questi soldi? Perché stiamo dando di più all'architetto Parente quando lui ce ne chiede addirittura di meno? Perché ce ne stiamo dando di più? Hai letto la Rossella? Hai letto la proposta dell'architetto Parente? L'architetto Parente dice, e questo purtroppo non mi è stato dato modo di dirlo perché si è passato subito al voto, l'architetto Parente dice: io rinuncio a tutto, voglio solo 13.000. Questa è una discussione del 800, la discussione è sul, sì, voglio solo 13.866 euro perché sono l'IVA e la cassa a me dovute che ho già versato. Noi stasera gliene abbiamo dati 7-8.000 in più, cioè non guarda, abbiamo... che fortuna che avete voi di fronte a noi. Noi prima non avevamo neanche diritto di parlare, adesso voi avete proprio sovvalcato tutto. Voi siete democratici. Sì, sì, sì. Sì. Noi abbiamo un presidente del Consiglio che lascia campo di. La democrazia di questo Consiglio. Caro Memo. Consentitemi di far entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, nel senso che io non ho avuto modo di stigmatizzare questo punto, e visto che stanno facendo ancora i conteggi, caro segretario, che stanno facendo ancora i conteggi, sta ancora impegnato a fare i conteggi, fategliela vedere questa nota dell'architetto Parente, nella quale dice che ne vuole 13, così magari il nostro scienziato che sta studiando le carte là dentro la legge quella e magari si adegua. Poi, guarda, lo scienziato che stai parlando dobbiamo parlare con rispetto, perché è un tecnico dell'ufficio comune. Detto scienziato, io dico non è uno scienziato. Ho detto scienziato. Cioè, se voi vogliamo mettere anche in giro anche di una cattiva parola. Ho detto scienziato. Poi mi piacerebbe sapere quali sono gli atti conseguenziali che questa amministrazione ha intenzione di prendere nei confronti di chi non ha adempiuto ai suoi doveri. Cioè, io voglio capire se questi errori che atavicamente, periodicamente e sempre si ripetono di
di mese in mese. Segretario, sto dicendo che cosa si intende fare. Voi siete anche il controllore dei dipendenti, dei funzionari, di chi fa gli atti. È chiaro. Allora io dico, quali sono gli intendimenti di questa amministrazione nei confronti di chi ci mette sempre nelle condizioni di dover venire qui a fare? Perché io penso che anche il problema precedente è stato dovuto a, io voglio dire, poca attenzione, ma mancanza assoluta della lettura degli atti, mancanza assoluta della lettura delle carte, perché se qualcuno si fosse messo a leggere le carte, probabilmente oggi qui non saremmo a discutere di questo. Io ovviamente voglio riportarmi anche a quello che è stato anche l'intervento di Enzo Baggini per il mio voto negativo alla variazione, non fosse altro perché anche in sede di voto del bilancio preventivo, anche rispetto alle scelte politiche di questa amministrazione, io ho dato il mio voto contrario, anche rispetto quindi non soltanto ai meri dati, diciamo, non rispondenti alla realtà fattuale, ma anche, diciamo, alle scelte politiche. Non vedo il motivo per il quale debba votare favorevolmente a questo assestamento, quindi preannuncio il mio voto negativo, precisando, segretario, che nella nota dell'architetto parente lo stesso preteso creditore richiede la somma di euro 13.866 e non quella riportata nella precedente delibera. Allora, volevo solo far presente che anche se, diciamo, la discussione si è conclusa prima sull'altro punto all'ordine del giorno, però abbiamo consentito questo recupero da parte del consigliere Lanza, che la sentenza prevedeva un pagamento dai calcoli fatti di 26.227. Noi abbiamo riconosciuto un debito di 18.000 euro con un risparmio di circa 8.000 euro. Lasciando stare che l'architetto parente è nella prima lettera. Ma poi c'è stata una causa nel frattempo, ci sono state delle spese legali da pagare. Ma il Comune all'epoca ha fatto delle valutazioni e ha ritenuto di costituirsi. Sì, ma consigliere, se il Comune non ha pagato e ha ritenuto di dover andare avanti in una causa, mica possiamo andare a fare il processo di intenzione a quello che hanno deciso prima di noi. Però chiuso. Non sono state riconosciute le spese legali, le spese sono state compensate. Chiuso, diciamo, aperto e chiuso parentesi. Sono altri interventi, se no passiamo alla votazione. Prego. Volevo solo dire una cosa, no? Un attimo, Gian. Allora io vorrei sapere una cosa. Prego, consigliere Miracci, prego. Mi meraviglia una cosa. Adesso dicono vicino al segretario, c'è Giovanni Mazza che ogni volta faceva la cosa che vicino al segretario dice lei è anche responsabile finanziario. Una volta mi ricordo che sentite a questa parte fece vicino a Mandurri, lei mi dà l'atto che è giuridicamente a posto. A posto, va bene così, non dobbiamo discutere. Oggi non si chiede così, si fa la polemica, tra le polemiche. Ti ricordi la volta scorsa? Cioè, molti anni fa come facevi tu? Giuridicamente è posto l'atto, va bene, io voto giuridicamente che è posto. Revisione dei conti ha dato per il problema. Ma sicuramente qua c'è, come abbiamo ma da prima adesso c'è una grossa differenza, caro Giovanni, che adesso almeno hai il diritto della parola a dire verso questa parte tutto quello che vuoi. Prima noi all'altra parte non avevamo neanche il diritto della parola. Ecco, va bene, come sta? Ma tieni ragione, noi stiamo al nuovo, è un nuovo che avanza. Divieto d'accesso agli atti. Non parliamo di accesso agli atti. Io e da
quante volte... Trasparenti? Lasciamo perdere la trasparenza, perché... Ma Giva, però una cosa, mi è piaciuta. Io sto dicendo niente. Ma Giva, mi è piaciuta una cosa. In effetti abbiamo dato uno spirito giusto a questo territorio. Poi in effetti i panini li vai a prendere a Giffoni Sei Casale. No. Stai in diretta comunicazione. No. Perché in effetti... Non essere... No, mi hai detto che prima hai letto Giffoni Sei Casale. Su internet. Ah, su internet. No, lo sai perché l'ho fatto? Perché qualche funzionario della tua amministrazione mi ha messo un dubbio, giustamente. Dice, ma guarda, io ho visto anche negli altri comuni vicignori, mo non so il concetto di vicignore per lui che cosa era. Casualmente Giffoni Sei Casale. No, quello sono andato a cercarlo. Casualmente? No, e ti sta di... fammi finire di parlare. No? O è stato l'avvocato che... No, qualche funzionario della tua amministrazione mi ha detto, altri comuni, sta fattura degli ecoambiente non lo è... Lo sai quanti comuni sono nella provincia di Salerno? Lo sai quanti comuni sono nella provincia di Salerno? Casualmente non ci parla. Ma fai finire a parlare. Fammi finire a parlare. Scasualmente. Allora, dei tanti comuni in cui sta fattura non è arrivata, guarda caso io sono chiuso a beccare proprio quello là dove era arrivata ed è stata pagata. Mannaggia la miseria. Guarda un po'. E vabbè, ma so che... Visto che ci sono buone frequentazioni a Giffoni. La discussione sta un po' degenerando. Si è alleggerita. No, degenerando, nel senso, stiamo andando fuori tempo. Ah, sicuramente. Passiamo alla votazione. Quindi il Consiglio propone di dare atto della regolare attuazione dei programmi predisposti dalla Giunta Comunale e del mantenimento degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, di approvare l'allegata variazione al bilancio di previsione 2016 di competenza e di allineamento della cassa, necessaria allo scopo di procedere con l'assestamento generale del bilancio di cui l'articolo 175,8 del TUE. Di dare atto inoltre che non esistono allo stato attuale ulteriori squilibri della gestione di competenza e gestione dei residui che facciano prevedere il formarsi di un disavanzo di amministrazione del bilancio. Il Consiglio si esprime per il voto favorevole. Contrari? Tre. Astenuti? Sì, da questo con 13.000 euro, noi ne dobbiamo andare di più. Passiamo alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, che è oggetto l'istituzione di una commissione di indagine sui lavori. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità dell'atto, come era da proposta. Voti favorevoli? 6, contrari 3, astenuti 2. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, che ha oggetto l'istituzione di una commissione di indagine sui lavori di riqualificazione urbana del centro storico. In sostanza si tratta di una proposta avanzata all'unanimità dal Consiglio Comunale, quindi da tutti e quattro i capigruppo che simbolicamente rappresentano tutto il Consiglio Comunale, in cui si dà atto che in data 5 dicembre 2014 è stata presentata una petizione popolare sottoscritta da numerosi cittadini al fine di ottenere chiarimenti in merito ai lavori di riqualificazione del centro storico, che in data 7 settembre 2015 anche la sovrintendenza ha inviato una nota al Comune d'Albanella in cui richiedeva notizie a seguito disposto per la riqualificazione urbana del centro storico di Albanella, che nella data dell'ultimo Consiglio Comunale del 9 giugno 2016 il Consiglio prendeva l'impegno, visto diciamo, la brevità della relazione e la lacuna della relazione presentata, si impegnava ad istituire una commissione che il regolamento dice di indagine, quindi noi la chiamiamo di indagine, ma in realtà lo scopo di fare un quadro, di verificare qual è lo stato dell'arte. I punti salienti di questa commissione: l'ambito d'inchiesta sarà circoscritto all'approfondimento delle problematiche evidenziate dalla petizione popolare e dalla nota della sovrintendenza delle belle arti e paesaggio di Salerno, e avrà il termine di 4 mesi, entro 4 mesi dovrà concludere i suoi lavori presentando una relazione al Consiglio Comunale.
e è previsto il termine, una proroga di un ulteriore mese nel caso in cui ce ne fosse necessità. La commissione è composta da 5 membri che diciamo, rappresentano il Consiglio Comunale in proporzione a quelli che sono la, che è, diciamo, la consistenza numerica dei gruppi. Quindi il Consiglio in questa seduta provvede anche a nominare i membri della Commissione. In sostanza per il gruppo Vince Panella ha diritto a 2 membri della Commissione e gli altri restanti gruppi uno ciascuno. Quindi io direi di procedere alla nomina. Necessari per l'espletamento dell'incarico, su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione, Antonio, che non c'era all'epoca e quindi non conoscerei, sarebbe il gruppo, il Segretario Comunale per il tramite del gruppo eventualmente mette a disposizione. No, che significa? Non deve avere ancora le carte. Ma chi l'ha visto? Sarà una commissione garantista, non vi preoccupate, non chiederemo il vostro arresto. Quindi se vogliamo procedere alla nomina dei membri della commissione. Da parte nostra sarà Gianmarco Piccini, già tecnico. Allora, per il gruppo di Giappanetta, Gianmarco Piccini. Piccino da me. Per il gruppo 40 della Panella. L'avvocato Remo Fabio Vitti. Per il gruppo Siamo Albanella, la dottoressa Lucia Guarini. Della commissione che abbiamo spiegato in precedenza. Voti favorevoli? Preso atto diciamo, della volontà manifestata più volte anche all'interno del Consiglio Comunale di rivedere i regolamenti comunali e di vedere sempre tutti quanti insieme. Quindi sulla falsa riga della precedente proposta la Commissione anche qui è formata da cinque membri rispettando sempre il criterio proporzionale come quello di prima. Quindi direi di procedere alla nomina dei membri della Commissione. La Commissione.
Persiamo Albanello e il sottoscritto. Rinnovamento democratico, parte avanza. Quindi votiamo per l'approvazione dell'istituzione della commissione. Voto favorevole. Unanimità. Votiamo anche per rendere l'atto immediatamente seguibile. Voto favorevole. Unanimità. Allora passiamo all'ordine aggiuntivo, che sarebbe, diciamo, cronologicamente sarebbe il sesto punto all'ordine del giorno, che ha ad oggetto la presa d'atto adempimento del statuto di ambito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 26 maggio 2014. In realtà ci siamo trovati costretti a fare questa integrazione perché è pervenuta in data 26 luglio una nota da parte della regione in cui chiedeva ai comuni di aderire obbligatoriamente a questo ente, che tra l'altro è previsto per legge regionale, e di farlo entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera di giunta, che è stata pubblicata il 20 giugno. Quindi diciamo siamo perfettamente nei termini, per evitare di andare oltre abbiamo deciso di integrare il punto all'ordine del giorno e di portarlo in consiglio. Chiedo al consigliere Baggini, si allontana o è presente? Presente. Se c'è discussione, se no, visto che è un adempimento dovuto, passiamo direttamente alla votazione. Quindi il Consiglio delibera di prendere atto degli adempimenti e dello statuto di cui in premessa di aderire all'ente di ambito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 26 maggio 2016 numero 14 e di stabilire di finanziare la spesa connessa all'adesione all'ente d'ambito con apposito stanziamento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso. Voto favorevole? Sì, va bene, è dato atto. Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità dell'atto. Unanimità. Passiamo adesso al settimo punto all'ordine del giorno, che è l'oggetto di una mozione consiliare relativa. Penso che, Presidente, penso che questa mozione la possiamo semplicemente far presente, ma la mozione è inammissibile e non trattabile perché viola il regolamento del Consiglio Comunale. Mozione è qualcosa che si riferisce all'ordine del giorno e si riferisce solo e esclusivamente all'ordine del giorno e l'invertire, anticipare determinati argomenti agli argomenti dell'ordine del giorno. Quindi la mozione che viene presentata da Baggini in realtà è una proposta di delibera e le proposte di delibere vengono formulate completamente diversamente. Quindi io farei presente e richiamerei l'attenzione del Presidente sull'articolo 34 che parla chiaramente di mozione e si riferisce agli argomenti in discussione all'ordine degli stessi e non ad altro. Quindi la richiesta è illeggibile e quindi non è assolutamente trattabile. Devo ovviamente contestare quanto affermato dal Sindaco perché il nostro regolamento comunale, il Consiglio Comunale, ammette le mozioni d'ordine e su questo sono d'accordo con lei. Non vieta le mozioni di altro tipo. In questo stesso Consiglio Comunale, insieme con il capogruppo della sua maggioranza, abbiamo presentato una mozione a proposito del divieto dell'uso di diserbanti chimici nelle operazioni di esfoliazione. Per inciso dico che a quella mozione non ha fatto seguito la minima azione dell'amministrazione. E in più c'è un dato che, e qui mi fa piacere che siano molti i laureati in giurisprudenza e chi esercita la professione forense. Io non lo sono laureato in giurisprudenza, non esercito la professione forense, ma so che c'è un principio che è quello della gerarchia delle fonti. Per cui se un regolamento comunale
non prevede una misura che è prevista da una legge nazionale. Il TUEL, articolo 43, prevede fra i diritti dei consiglieri comunali quello di presentare mozioni. Quindi io mi appello all'articolo 43 del TUEL, che dice espressamente, se mi date un attimino il tempo ve lo recito, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dell'articolo 39,2 del TUEL e di presentare interrogazioni e mozioni. L'articolo 43 del TUEL, legge nazionale, che è la Bibbia, o almeno quella dovrebbe essere per gli enti locali, prevede fra i diritti dei consiglieri anche quello di presentare delle mozioni, che il nostro regolamento, fonte normativa di terzo livello, non lo preveda, sicuramente è vero, e concordo con lei, ed è una lacuna che bisognerà colmare, ma altrettanto vero è che la legge nazionale, che appartiene ad una gerarchia un attimino più alta di un regolamento comunale, mi garantisce a me, consigliere comunale, un determinato diritto. Vedermelo negato oggi nel mio consiglio comunale è sicuramente deprimente e non vado oltre. Quindi mi farebbe piacere che l'intero consiglio comunale questa sera si esprimesse tramite votazione su questo argomento. Ho sostenuto le mie ragioni, aspetto i consiglieri, parla chiaro nell'articolo 34, quindi è totalmente inammissibile. Allora, il regolamento di un comune rispetto ad una legge è carta straccia, perché laddove la legge prevede la possibilità, certo, sì, senza ridere, perché se la legge prevede che uno può fare, che il consigliere comunale ha il diritto a fare la mozione, non è certo un consiglio, cioè non è certo il regolamento di un consiglio comunale che glielo può negare, perché se è previsto, caro segretario, io vorrei una risposta da voi, voi siete laureato in giurisprudenza come me e anche dal presidente, qual è la fonte primaria, la norma o il regolamento comunale? Me lo dica, segretario. E quindi che significa? Deve recepire quello che è previsto dal tuo, il presidente, io lo dico anche a lei. Lei è un avvocato come me. Ma scusa, ma dire stasera che è inammissibile una prerogativa di un consigliere comunale dove è previsto in una legge nazionale la Bibbia degli enti locali, la Bibbia, il TUEL, Bibbia degli enti locali, veramente è un fuor d'opera, è un fuor d'opera. Voglio dire, come si fa a dire che un regolamento comunale può vietare o non prevedere una cosa prevista da una legge? Allora, ricordo al consigliere Lanza, quando era assessore. Allora, una nostra proposta di delibera in consiglio comunale, firmata correttamente. Consiglieri, il regolamento, fermo restando che sul fatto che la legge sia la fonte superiore, non c'è ombra di dubbio, non pensa che ci voglia un laureato in giurisprudenza. Perfetto, per sapere una cosa del genere. Però torniamo sempre allo stesso problema, mi riallaccio al discorso di prima della commissione sui regolamenti. Questi regolamenti hanno bisogno di essere aggiornati e ripetuti, perché si prestano a varie interpretazioni. La legge prevede la possibilità di fare una mozione. Il regolamento che ha recepito la legge, logicamente il tuo, prevede la mozione, ma io posso anche immaginare che prevedendo solo la mozione d'ordine si voglia limitare solo a quella. Abbiamo inteso recepire solo questa parte qua.
poteva esprimere il divieto. Lo so, però non prevedendo che è al contrario. In questo momento la legge, la 267 mi garantisce un diritto che i miei colleghi mi stanno negando. Adesso te lo garantiva, facevi la proposta, firmavi la proposta con tre consiglieri contemporaneamente e l'avrebbero accettata. Io ho un diritto. Oltretutto. Ho un diritto, la bontà della proposta non dipende dal numero dei firmatari. Lei ha anche altri strumenti oltre alla mozione, ci sono le interrogazioni e ci sono le interpretazioni. È cosa ben diversa. Il diritto non viene negato. Cosa ben diversa. Comunque, il sindaco può subire una pregiudiziale riguardo. Una pregiudiziale di inammissibilità. Quindi prima di discutere la mozione il Consiglio passa a votazione sulla pregiudiziale del sindaco circa l'inammissibilità della mozione, che anche poi si può dire. Però potevano sicuramente le preferite da un punto di vista procedurale. Quindi per quanto riguarda la votazione riguardante l'inammissibilità della mozione, il punto numero 7 all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale si esprime con parere favorevole. Contrari? Prendiamo atto della completa sovversione dell'ordinamento. Prendo atto della validità dei miei colleghi. Della sovversione dell'ordinamento giuridico. A questo punto, visto che il sindaco ha anticipato la stessa pregiudiziale anche per quanto riguarda l'ottavo punto dell'ordine del giorno, il Consiglio vota anche in ordine all'ammissibilità dell'ottavo punto dell'ordine del giorno. Chi esprime parere favorevole per la pregiudiziale di inammissibilità? 8. Contrari? 3. Abbiamo ricevuto un invito da parte delle associazioni che sta organizzando. Signor Presidente, dovrei avanzare, vorrei leggere due interrogazioni. Finiamo prima il Consiglio Comunale e poi facciamo le comunicazioni di servizio. Allora, vuole leggere delle interrogazioni? Ah, se ci sono prima le interrogazioni, prima le interrogazioni. È finito l'ordine del giorno? Sì, sindaco. Facciamo leggere prima le interrogazioni e poi dopo non chiudiamo. L'ordine del giorno è finito, non vorrei sopravanzare nessuno, va bene. Metto pure quello da lì. Certo. Devo fare interrogazioni, ma voglio fare interrogazioni. Posso? Scusa, le allego il testo. Il sottoscritto consigliere Rosolino Baggini sottopone alla cortese attenzione del sindaco la seguente interrogazione consiliare, alla quale vorrà dare la necessaria risposta secondo le modalità previste dall'articolo 32,2 del vigente regolamento di consiglio. Premesso che con delibera di Consiglio Comunale numero 15 del 30 aprile 99 si concedeva in comodato d'uso per 20 anni all'Associazione Ambientale Movimento Azzurri Animalisti un terreno di circa 3.000 metri quadri, identificato al catasto terreni al foglio 31 particelle 6 e 7 e sito in località Bosco Camerine per la costruzione di un rifugio canile sanitario, premesso che con successiva delibera consiliare numero 27 del 1 agosto 2000 venivano prorogati i termini per la concessione del suolo a tutto il 30/11/2000 e senza tuttavia specificare la durata della concessione stessa. Premesso che con delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 26 febbraio 2004 si riconfermava la suddetta concessione gratuita del suolo per anni 20 a decorrere dalla data di effettivo inizio di lavori, 12 maggio 2001. Per la costruzione e gestione di un canile rifugio sanitario corredato di centro di pet therapy e si dava mandato al responsabile dell'UTC di stipulare formale contratto di concessione, così come effettivamente avvenuto con atto registrato il 5 novembre 2004 al numero 41419 e nel quale viene indicato che l'immobile viene dato in comodato a partire dalla data di inizio dei lavori per una durata di anni 20,
e che per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti espressamente rinviano a quanto disposto in materia dal Codice Civile e dalle leggi vigenti. Premesso che nel periodo compreso fra il 22 luglio 2005 e il 28 maggio 2007 è intercorsa una fitta corrispondenza tra il Comune di Albanella e l'Associazione Azzurri Animalisti, caratterizzata da solleciti all'avvio della gestione del canile e da giustificativi di merito, dalla quale risulta una evidente difficoltà dell'associazione in questione a dare corso agli impegni contrattuali sottoscritti. Ma vado a fare un giro, non lo so. Ma sicuramente, guardi. Premesso che in data 4 luglio 2007 la Dervit S.P.A., già incaricata dall'Associazione Azzurri Animalisti, unitamente alla Global System ITC S.R.L., della costruzione del completamento del canile rifugio sanitario in località Bosco Camerine, produceva ricorso ai danni dell'Associazione Azzurri Animalisti per decreto di ingiunzione teso al pagamento della somma di euro 309.166,96 oltre IVA ed interessi, e che il suddetto ricorso veniva accolto dal Tribunale Civile di Salerno in data 20 aprile 2007. Premesso che in data 22 marzo 2010, con delibera numero 3, il Consiglio Comunale di Albanella revocava per inadempienza la concessione gratuita. L'interrogazione è rivolta a lei, signor Sindaco. Va bene. Ma assolutamente ci credo, guardi. Che in data 22 marzo 2010, con delibera numero 3, il Consiglio Comunale di Albanella revocava per inadempienza la concessione gratuita del suolo in località Bosco Camerini all'Associazione Azzurri Animalisti ed approvava una nuova proposta di convenzione per la gestione della struttura, previo affidamento della gestione del servizio di ricovero dei cani a terzi secondo le procedure di legge ed il sistema delle offerte economicamente più vantaggiosa e previa discussione di uno studio, predisposizione di uno studio economico-finanziario. Premesso che nella seduta del 9 giugno 2016 il Consiglio Comunale respingeva la proposta di giunta relativa ad un nuovo e diverso schema di convenzione per la gestione del servizio di ricovero cani e che in data 13 giugno 2016, con nota protocollo 5255, il Sindaco invitava l'ufficio tecnico a procedere ad un nuovo avviso per l'affidamento nei termini e nel rispetto della convenzione adottata con delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 22 marzo 2010. Premesso che l'ufficio tecnico, con determina numero 132 del 14 giugno 2016, ha provveduto ad emettere un nuovo avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione a soggetti esterni, come da delibera del Consiglio Comunale, e che alla stessa ha aderito l'EMPA, sezione di Salerno, con nota 2492 del 21 giugno e con nota 5634 del 24 giugno. Considerato che in data 13 marzo 2012, con nota protocollo 2896, la Dervit, allegata alla presente, la Dervit richiedeva al Comune di Albanella il pagamento della somma di 309.166,93 euro, oltre interessi, fondata sulla base di un presunto indebito arricchimento dell'ente, che pur essendo divenuto proprietario degli immobili realizzati per diritto di accessione non aveva mai previsto l'impegno di alcuna risorsa economica. Considerato che allo Stato non esiste alcun riscontro documentale circa la volontà della Dervit S.P.A. di recedere dalla richiesta avanzata e che anzi sia interesse della stessa procedere ad un contenzioso giudiziario che potrebbe vedere l'ente soccombente, considerato che l'amministrazione comunale di Albanella, pur essendo a conoscenza di questa situazione preesistente, nel corso degli esercizi 2014 e 2015 ha impegnato somme sui capitoli della spesa per la manutenzione ordinaria del territorio, destinandole a finalità di immobilizzazione patrimoniale, in quanto necessarie all'acquisto di attrezzature indispensabili per la messa in esercizio del rifugio sanitario per animali abbandonati. Considerato che le strutture immobiliari insistenti sul suolo demaniale non risultano all'inventario dei beni comunali e non essendo state acquisite al patrimonio comunale,
sono prive della valorizzazione economica necessaria sia alla redazione del conto del patrimonio, secondo quanto stabilito dall'articolo 46,4 lettera C del regolamento di contabilità comunale, che all'eventuale affidamento a terzi, secondo quanto prescritto dalla delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 22 marzo 2010, dove si indica la preventiva predisposizione di uno studio economico-finanziario. Considerato che in più date e con diversi criteri, come sopra ricordato, si è proceduto ad attivare richieste di manifestazione di interesse ad oggetto, aventi ad oggetto gestione canile, rifugio sanitario e esternalizzazione servizio, la cui conclusione, per le ragioni sopra esposte, esporrebbe l'ente al rischio di un contenzioso legale lungo ed oneroso, considerato che la stessa procedura di affidamento potrebbe rilevare possibili profili di incompatibilità, in considerazione che il RUP attualmente incaricato, nonché responsabile dell'area tecnica, ha rivestito le funzioni di direttore dei lavori per la costruzione delle strutture destinate al canile rifugio sanitario in oggetto, per tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto interroga il sindaco per conoscere se sia necessario fornire, se non sia necessario fornire atto di indirizzo al fine di sospendere in autotutela la procedura di affidamento delle strutture destinate ad ospitare il canile rifugio sanitario in località Bosco Camerino, impegnarsi a chiarire la provenienza e la proprietà degli immobili oggetto dell'affidamento, riscontrare le richieste di indennizzo per indebito arricchimento avanzate dalla Dervit S.p.A., provvedere all'iscrizione al patrimonio comunale delle strutture immobiliari in oggetto. Il sottoscritto consigliere Rosolino Baggini. No, su questa qua onestamente mi astengo dal presentarla. E perché, come al solito, si fa il giochetto delle tre carte, no? Questa vince e questa perde. Quella proprio oggi pomeriggio è uscito una nota di Carlo Di Lucia, dell'ingegnere Di Lucia, che rampognava il consorzio di bacino per avergli fatto sottoscrivere per la seconda volta una versione di convenzione diversa da quella. Per cui mi sono fatto la domanda se quando si firma si legge e se quando si legge si firma. Quindi se capisce. No, va bene così. No, ma io figuro. C'è soltanto questa interrogazione. No. Sì, cioè soltanto Faggini, se la presenta, subito. Se la dà il segretario, la sottoscrivo e la presento.